La chiusura del centro diurno integrato di Via Vespucci a Pescara sarebbe un depauperamento dei servizi sociosanitari del territorio, oltre che un danno terapeutico per i 4 pazienti psichiatrici in regime di residenzialità che, dopo l'annuncio della dismissione del centro da parte della ASL per inidoneità dei locali della struttura, rischiano di essere trasferiti in luoghi di assistenza extraregionali. Nella struttura, attiva dal 2014, sono impiegate 7 persone tra operatori sociosanitari e psicologi che ora temono per il loro futuro, come racconta al nostro microfono Antonella Accettura, psicologa del centro. Allora, noi chiediamo sicuramente che vengano tutelati sia i nostri pazienti che stanno affrontando con tanto impegno e con tanta fatica un percorso riabilitativo che li porti a riappropriarsi della propria autonomia. E che veniamo tutelati anche noi lavoratori che da 7 anni li stiamo accompagnando in questo loro progetto. Oltretutto, una struttura come questa che offre a Pescara una residenzialità per la patologia psichiatrica, io credo che sia un vanto per la città, oltre che un costo minore proprio in termini economici, perché questi pazienti poi non hanno con la nostra struttura mai avuto poi accessi a ricoveri ospedalieri, quindi abbiamo sempre mantenuto una stabilità nella loro salute mentale. In qualche modo ci sembra ingiusto bloccare un percorso che loro hanno raggiunto con tanta fatica. La salvaguardia dei livelli occupazionali è un motivo di preoccupazione anche per la CGIL, che esprime perplessità circa la scelta di chiusura della ASL di Pescara, come spiega Massimo Di Giovanni della funzione pubblica della CGIL, che annuncia battaglia in vista della riunione del comitato ristretto convocato per domani. È evidente che noi chiederemo alla ASL di ripensare questa scelta, che a noi pare illogica anche come motivazione sostanzialmente, perché si dice che i locali non sono idonei a seguito di un sopralluogo, ma se non lo sono nel 2021 non lo erano neanche nel 2020, nel 2019, sino al 2014, perché la ASL quasi smentisce se stessa quando dice che non sono idonei, perché la struttura è andata avanti dal 2014 sino ad oggi sempre con proroghe su proroghe, proprio perché si è deciso che è un centro diurno integrato di un'importanza fondamentale per il recupero e l'integrazione di pazienti psichiatrici nel luogo in cui sono. Voi siete operatori sociosanitari all'interno di questa struttura. È la nostra seconda famiglia, quelli sono i nostri ragazzi, e vedere presi i ragazzi nostri come pacchi, io ti porto di qua, io ti porto di là, e poi sentirsi un genitore, dice: io già ho difficoltà a venire qui perché vengono da fuori paese, e dice: adesso a me me lo mandano nel Lazio, dice: ma io come faccio? Ci aspettano per una pacca sopra la spalla, ci aspettano perché hanno voglia di fare tanto, ci dicono: che facciamo la pizza, che facciamo quello, perché noi siamo le più grandi, e questo non è giusto, fare del male a questi ragazzi. 7 anni che lavoriamo lì, quindi abbiamo avuto tanti pazienti. Perché dobbiamo difendere quei ragazzi hanno bisogno d'amore.